Ma la questione del credito, noi abbiamo avanzato proposte precise. Noi crediamo che ci sia bisogno di continuare a sostenere il credito delle piccole imprese, degli artigiani, così come abbiamo fatto, e che per questo la Regione debba intervenire supportando molto i Confidi. Mentre Fidi Toscana e poi anche insieme a Fidi Toscana un'altra finanziaria a cui la Regione partecipa, la SISCI, può rimodularsi per diventare una banca di investimenti. Noi abbiamo bisogno di avere uno strumento che consenta non solo di intervenire sulle situazioni di crisi, come abbiamo fatto, mi sembra bene, insomma, in tutto questo periodo, supportando la richiesta di prestiti, entrando nel capitale di molte imprese in crisi, cercando nuovi imprenditori per investire, ma abbiamo bisogno anche di uno strumento finanziario che consenta di promuovere gli investimenti e quindi di promuovere anche l'intrapresa industriale. E ci stiamo lavorando, la discussione è iniziata, naturalmente non sono cose che si fanno in un giorno, però credo che già entro un mese potremo avere, diciamo, la distinta di quello che ci proponiamo di fare. Ho trovato interesse per questa proposta di una banca di investimenti che la Regione ha fatto da parte anche delle banche della Toscana, Monte dei Paschi, così come Cassa di Risparmio di Firenze, così come le banche del credito cooperativo con cui mi sono incontrato, come le casse di risparmio della Costa, c'è disponibilità e questo mi pare un segnale positivo. Negli incontri che abbiamo fatto con gli imprenditori c'è interesse per uno strumento di questo tipo e mi sembra che se c'è interesse anche da parte della Lega, insomma, siamo già un bel pezzo avanti, ecco.